se si vede lo schermo. Bene, adesso dovreste vedere la proiezione. Sì. Quindi, ecco, allora, oggi vediamo una introduzione alle query Sparkle. È un'introduzione generale perché poi ci seguiranno due incontri che farà Camillo sulle query su Wikidata, più semplici e poi un po' più complesse. Quindi oggi è un'introduzione sulle query Spark in generale, su alcuni aspetti specifici legati alle query Spark che servono per capire meglio un po' il funzionamento. Allora, vediamo la definizione di che cos'è lo Spark e che è collegato poi all'RDF. Vedremo delle triple modello e all'interno delle triple modello le variabili. Sostanzialmente è tutto qui. Una volta che abbiamo capito questo, abbiamo capito come funzionano. Poi faremo qualche semplicissimo esercizio sulle variabili e vedremo una query Spark di tipo select, che è il tipo di query che si fanno più di frequente. Cos'è lo Spark? Sta per Spark Protocol and RDF Query Language. È un nome ricorsivo, nel senso che all'interno dell'acronimo c'è l'acronimo stesso. E quello che ci interessa è che è uno standard del World Wide Web Consortium, come lo è anche RDF. E in particolar modo lo Sparkle è lo standard che il consorzio ha previsto per l'interrogazione di RDF. Quindi è importante anche capire che cos'è RDF e come funziona. RDF sta per Resource Description Framework ed è uno strumento necessario per pubblicare i dati nel web in un modo strutturato ma anche standard, appunto, secondo quello che è richiesto dal consorzio delle tre. È un presupposto, un postulato dei principi dei linked data che ha formulato Tim Berners-Lee, in particolar modo il terzo principio. Richiede che i dati, oltre a identificare le cose con degli URI, questo è il primo principio, e a fare in modo che questi URI siano di tipo HTTP, questo è il secondo principio di Tim Berners-Lee, il terzo principio prevede che i dati, poi identificati in questo modo, siano pubblicati secondo un unico modello che è RDF. Quindi RDF è un modello di pubblicazione dei dati. E che vantaggio ha il fatto che come? Si sente tantissimo. A me, io sento molto riverbero, no? Sono solo io, scusate. Può darsi che qualcuno abbia il telefono, il microfono aperto. Dicevo che perché usiamo questo standard, perché è stato inventato questo standard? Perché usando un formato di contenuto standard è possibile far interagire dati prodotti con hardware, architetture hardware e software differenti. È il principio in base al quale dei documenti, cioè noi possiamo vedere una pagina web a prescindere dal fatto che usiamo uno smartphone con un certo sistema operativo oppure no, oppure che usiamo un browser piuttosto che un altro su un PC. Questo vale ovviamente nel web dei documenti per vedere i file, nel caso di RDF invece varrà per vedere i dati. Quindi la funzione di RDF è una funzione fondamentale. Come funziona questo modello di dati? Fortunatamente è un modello molto semplice perché esprime i dati relativi alle entità, ai loro attributi e alle loro relazioni sotto forma di triple, cioè di affermazioni semplici, di semplici affermazioni. Per esempio, un'affermazione semplice è questa. La scultura X è in marmo. Questo è un dato che viene espresso sulla scultura X. Esprimiamo una proprietà, il fatto di essere fatto di una materia, e poi indichiamo qual è la materia con cui questa scultura è fatta. Oppure maglione Y è di colore rosso. Oppure ancora una certa persona lavora presso una ditta, d'accordo? Una specifica ditta. Il modo di leggere questo modello di dati, il modo per interpretare questo modello di dati è una semplice frase in
in cui abbiamo un soggetto, un predicato e un oggetto. È sostanzialmente quello che è alla base della logica aristotelica. Quindi il modello di dati consiste, di RDF, consiste nell'esprimere i dati sotto forma di triple, e le triple sono fatte in questo modo: un soggetto, un predicato e un complemento oggetto. Potremmo anche dire un'entità, una proprietà e un valore che assume quella proprietà. Come chiamiamo queste tre parti dipende poi dal modello di riferimento che vogliamo esprimere, ma sostanzialmente l'idea che c'è dietro la tripla rimane sempre questa. Le triple in un dataset vero, tra un po' vediamo un esempio di un dataset vero, tra virgolette, sono gli elementi delle triple possono essere espressi, dicevo prima, come URI oppure come literal. Quindi in un dataset normalmente gli elementi della tripla sono degli URI, fra un po' li vedremo, ma possono essere anche dei literal. Noi partiamo dai literal. Un literal che cos'è? È una, per esempio, una stringa alfanumerica, oppure un numero, oppure una data, eccetera. Qui vediamo un esempio di tripla in cui ho sostituito quella che era l'idea prima di un concetto con un literal vero e proprio. La tal persona, la persona X, ha nome, questi saranno due URI che esprimono la persona e la proprietà, e Iulia invece è una stringa, oppure in questo caso è una stringa alfanumerica, oppure quella stessa persona ha come data di nascita e mettiamo una data di nascita. Quindi Iulia e 28/10/67 sono due literal che esprimono una stringa alfanumerica e una data di nascita. Vediamo ancora più in dettaglio come questi literal vengono espressi all'interno dei documenti RDF, d'accordo? Un valore literal si scrive tra virgolette di solito e si fa seguire dall'IRI del data type, cioè da un'indicazione di che tipo di dato è quello che è contenuto nel literal. È più facile con l'esempio. Per esempio qui abbiamo la data di prima. La data di prima in realtà si esprime con le virgolette, ma anche con l'indicazione, quel doppio apice, XSD, date. Questo è l'IRI che specifica che quello che è contenuto tra virgolette è una data nel formato, in questo caso, giorno, mese, anno. Se abbiamo invece una data in un formato un po' più complesso, come compare nel literal di destra, il data type specifica che si tratta di una data in formato giorno, mese, anno e anche un'indicazione dell'ora, ori, minuti, secondi. Per le stringhe di caratteri, quindi se andiamo a vedere effettivamente un documento scritto in RDF, troviamo i literal delle date scritte in questo modo. Se invece abbiamo una stringa di caratteri, si può mettere il data type. Quindi scrivere, tra virgolette, la Gioconda in un documento RDF equivale a scrivere la Gioconda e poi l'indicazione del data type, che è una stringa alfanumerica. Quindi in questo caso appunto si può mettere. Per altri tipi ancora di data type si possono mettere sia le virgolette che il data type, nel caso dei numeri. Qui vediamo 125 che possiamo trovare appunto nella forma senza virgolette e senza nemmeno l'indicazione del data type, oppure 3,14, quindi un decimale che viene espresso, può essere espresso quindi semplicemente così, oppure con le virgolette o anche con l'indicazione del data type. Queste sono equivalenti. Ma appunto è una semplificazione, quindi in alcuni casi con i numeri o con le stringhe di caratteri non abbiamo la necessità di indicare il data type. Gli altri elementi che troviamo spesso in una tripla di un documento RDF sono gli URI. URI è Uniform Resource Identifier, d'accordo? Servono per identificare con certezza ogni elemento dei dati che stiamo esprimendo attraverso la tripla. Con certezza vuol dire in modo che non ci possa essere ambiguità, e in effetti gli URI sono degli identificatori. Un URI identifica una cosa soltanto, si parla di cosa, ne parla anche Tim Berners-Lee quando scrive Web Semantico, parla di usare gli URI per indicare le cose. Le cose, in altri termini, sono tutte le entità che ci possono interessare, quindi un'opera potrebbe essere una cosa, un agente potrebbe essere una cosa, eccetera, un luogo potrebbe essere una cosa.
appunto, noi usiamo degli URI per identificare ogni singola cosa e un URI identifica una sola cosa soltanto e nient'altro, quindi è assolutamente identificativo. Un esempio di URI è questo, quindi questo URI tra uncinate identifica qualche cosa che tra l'altro è il soggetto della mia tripla. Poi ho in questo caso un predicato, cioè una proprietà che è espressa con un altro URI. Dalla parte finale di questa proprietà capisco che sto esprimendo il nome dell'entità, della cosa indicata dal primo URI, e poi ho come oggetto, in questo caso è un litera, quindi è abbastanza comprensibile anche per noi. Quindi di fatto qui abbiamo una tripla fatta di due URI e di un literal. A questo punto lo possiamo anche aprire. Vado un attimo spero che vediate la condivisione dello schermo, che vediate questo documento. Questo documento è un documento che contiene dei dati RDF e proprio in questa riga abbiamo la tripla che vi ho mostrato. Quindi quella tripla che vi ho mostrato è una vera tripla del web semantico che io ho trovato su Data BNF France. D'accordo? Quindi, come vedete, una tripla tipicamente è fatta di un URI in soggetto, un URI che indica la proprietà e eventualmente ci può essere un literal oppure un altro URI nell'oggetto. Questo è un esempio di una tripla in cui abbiamo come oggetto un altro URI. Ritorno alla proiezione, spero che abbiate visto. E, un'altra cosa che ci è utile sapere anche per le query è il fatto che si possono usare i prefissi per abbreviare gli URI. Come avete visto nella diapositiva precedente, non riuscivo a fare stare una tripla in una riga soltanto, ho dovuto usare tre righe per esprimerla. E quindi questo è un problema che hanno tutti e quindi si è inventato un modo per abbreviare gli URI. E, vediamo due URI relativamente lunghi, questi due, che esprimono la proprietà di essere nati e di avere dati biografici, d'accordo? E, il namespace, cioè la parte in rosso di questi URI, si può indicare in forma abbreviata, d'accordo? Per farlo si fa una dichiarazione che dice che un dato prefisso corrisponde a un certo namespace. Per esempio, per abbreviare quella forma, io posso scrivere questa tripla, prefix bio, bio due punti sta al posto di tutta quella cosa che segue, d'accordo? Quindi potrò fare a meno di scrivere quello che c'è scritto in rosso e scrivere soltanto bio birth e bio biography. Quindi sostanzialmente qui abbiamo visto che si possono abbreviare gli URI, si usa un comando che si chiama prefisso e questo uso di abbreviare gli URI vale sia nella produzione dei dati, quando si va a serializzare, fra un momento lo vediamo, cioè a produrre dei dati che abbiamo, produrre le triple che li esprimono, sia nel momento in cui si ricercano i dati, si può abbreviare anche in mettere i prefissi anche in fase di ricerca. Un esempio di un endpoint Sparkle che ha i prefissi, lo possiamo vedere qui. Questo è l'endpoint Sparkle della bibliografia nazionale inglese e vedete che qui dove posso scrivere le query Sparkle ho già una serie di prefissi predisposti, tra cui anche il bio che abbiamo visto prima. Quindi anche in fase di ricerca sono avvantaggiato nell'uso dei prefissi. Torno alla proiezione. Dicevamo prima, parlavamo di serializzazione. Che cos'è la serializzazione? È il processo mediante il quale i dati di partenza, certi dati che ho, vengono trasformati in triple RDF per poi essere pubblicati nel web semantico. Quindi quando io vado a interrogare i dati, vado a interrogare dei dati che sono stati serializzati secondo RDF e quindi sono espressi in forma di triple. Quello che vado a interrogare, voglio dire, sono delle triple come quelle che abbiamo visto nel documento di prima.
e eventualmente nella serializzazione posso indicare all'inizio eventuali prefissi. Quindi posso avere una dichiarazione di questo tipo o di quest'altro. E poi si scrivono le triple nella forma soggetto, predicato, oggetto e seguite sempre da un punto. Questa è una cosa importante, ogni tripla deve concludersi con un punto. Quindi questo è un esempio di una tripla scritta anche utilizzando un prefisso come bio. Quindi ho un'entità del VIAF che è nata l'11 marzo 1544. E tra l'altro ha come nome, usando l'altro prefisso, Torquato Tasso. Possiamo vedere come si possono, come avviene questa serializzazione. Noi non la facciamo, non abbiamo un software per produrre la serializzazione, ma possiamo cercare di immaginare e di vedere come funziona. Quindi adesso vi passo in chat un link a un documento che poi rappresenterà i dati di questa tabella. Vediamo se riesco a recuperare la chat. E anche a recuperare il documento. Avete ricevuto il link? Sì, sì. Perfetto, grazie. In teoria dovreste aprire un documento come quello che state vedendo, spero. Qui abbiamo appunto un dataset di esempio, un paio di prefissi dichiarati e poi dei dati che sono espressi in forma di tripla. Allora, la tabella che stiamo vedendo, che dovreste vedere diciamo su Zoom, ha un dato che dice che la persona 1, è evidenziato in verde, la persona 1 lavora al tribunale. Nel dataset che vi ho passato, in quale riga c'è la tripla che, diciamo così, registra questo dato, pubblica questo dato? Potete rispondere in chat o a voce. Quindi ripeto la domanda. Nel dataset che vi ho passato, un dataset fasullo, sono espressi i dati presenti in questa tabella. Vi ho chiesto in quale riga è scritta la tripla che esprime che la persona 1 lavora al tribunale. Dunque, vediamo se riesco a passare. Susanna mi dice la terza, io conto 1, 2 e 3, no, mi pare di no. Michele dice la, ok, e Giovanna Rachi, sì, vanno contati anche i prefissi, quindi Giovanna aveva detto giusto, d'accordo? E ha contato 4 perché ha contato il pacchetto di triple che sono tutte relative alla persona 1. Quindi la riga è la sesta. Riproviamo e vi chiedo a questo punto di dirmi qual è la riga che corrisponde al fatto che la persona 2 ha come hobby il cicloturismo. A che numero di riga compare? Ok. Qualcun altro? Ok, va bene. Ok. Vi è chiaro? Proviamo l'ultima. D'accordo? Vi faccio dare i numeri. La persona 4 ha 35 anni.
in che riga è espresso? Partiamo dalla 11, 12, 13, 14, 15, 16, d'accordo? Quindi se questa era l'11, questa è la 16. Va bene? Quindi avete capito come funziona. Quindi sostanzialmente, torno a mostrarvi la tabella, sostanzialmente i dati che sono contenuti in questa tabella sono tutti stati espressi tramite la serializzazione nelle triple che avete visto. Quindi quel documento è un documento pubblicato secondo il modello RDF. E appunto è in grado di rappresentare anche dati relativamente complessi. Prima di andare avanti sulle triple, una riflessione, uno spunto di riflessione su Wikidata. Wikidata rispecchia il modello RDF? Cioè, se noi andiamo a vedere i dati che ci sono su Wikidata, effettivamente è così, perché abbiamo detto che Wikidata pubblica i dati sotto forma di link ad open data, quindi dovrebbe essere così, ma non è forse così evidente. Allora, andiamo a vedere un elemento di Wikidata e vediamo se funziona effettivamente questa cosa. Allora, vediamo se riesco a recuperare la pagina web. Eccolo qui. Apparentemente abbiamo dei dati strutturati in un modo particolare. Qui chiudo qualche box che non c'entra. Ma se andiamo a vedere bene che cosa ci sta mostrando il browser di Wikidata, vediamo che qui c'è un URI. Un URI che identifica in modo univoco Douglas Adams in tutto il web, perché questo URI è stato attribuito da Wikidata soltanto all'item che rappresenta Douglas Adams. Quindi questo URI è effettivamente un identificatore. È un identificatore di tipo HTTP, perché vediamo che inizia così, d'accordo? Vediamo se poi ciò che esprime è espresso secondo il modello RDF. Andiamo a vedere la prima cosa che viene detta di Wikidata, cioè che è un'istanza di. Se andiamo su istanza D, in basso a sinistra nello schermo compare un URI che identifica in modo univoco la proprietà P31, è identificata col P31 e che sta per istanza D. E effettivamente, se poi ci spostiamo su umano, vediamo che anche qui c'è un URI che rappresenta il concetto di umano. Quindi quella che stiamo vedendo in realtà è effettivamente una tripla di tipo RDF, in cui il soggetto è Q42, la proprietà o il predicato è WikiP31 e il complemento oggetto è WikiQ5. Quindi effettivamente anche Wikidata esprime i dati secondo il modello RDF. Quando noi li visualizziamo, però li visualizziamo non nel formato che avete visto prima nel dataset di esempio, ma in una forma un po' più umana, appunto, un'interfaccia un po' più umana, e quindi a volte sfugge che di fatto c'è RDF anche qui sotto. Riprendiamo il nostro discorso, quindi il prefisso di wiki sta per questa parte, e poi abbiamo una tripla che è esattamente quella che abbiamo visto, e poi ne abbiamo molte altre. Una volta che abbiamo chiarito che cos'è una tripla, possiamo passare a vedere che cos'è la tripla modello, che è quella che ci serve poi per fare effettivamente le query. E all'interno della tripla modello troveremo la variabile. Allora, che cos'è una tripla modello? È l'elemento di base per costruire una query Sparkle. È esattamente fatta come una tripla RDF, ma contiene una variabile, che di solito è in posizione di soggetto-oggetto, ma non necessariamente, d'accordo? E per vedere come funziona la tripla variabile, usiamo un dataset fittizio ancora più piccolo di quello prima, cioè usiamo questo, d'accordo? E che cosa ha intuito, perché non lo sappiamo, che cosa sta dicendo, che cosa ci stanno dicendo queste triple? Potete parlare col microfono.
La prima tripla che cosa sta dicendo? Secondo voi? Tirate pure a caso, perché tanto non è che sapete necessariamente. Che posso? Sì, certo. Che la persona Mario fa parte dell'organizzazione. Allora, Mario è una persona, Delta Span è un'organizzazione. Esatto. E idem via scorrendo. Via scorrendo. Sì. Mario è una persona RDF type, corrisponde alla proprietà P31, è un che abbiamo in Wikidata. È lo stesso concetto. Quindi mi sta dicendo che Mario è una persona, mentre Delta SPA non è una persona, è un'organizzazione, un ente, un'agenzia, quello che volete, una ditta. Va bene? Quindi abbiamo delle triple che parlano, ci indicano quali sono le persone. Quali sono queste triple? In quale posizione sono? Sono la prima, la quarta, la terza e la quarta. D'accordo? Quindi le possiamo vedere qui. Ho ripreso lo stesso dataset, le ho messe qui sopra e ho evidenziato che ci sono delle triple che indicano le persone. Quindi possiamo, per esempio, in questo dataset fare una ricerca per individuare le persone e eliminare le ditte, o viceversa, per individuare le ditte e eliminare le persone. Se guardiamo le triple che abbiamo evidenziato, notiamo che c'è una parte della tripla che rimane sempre identica, che è quella che dice è una persona, d'accordo? RDF type, fourth person. E poi una parte della tripla che invece varia, perché ovviamente si dice che è una persona sia di Mario, sia di Antonio, sia di Francesco. Quindi quella è la parte che varia sostanzialmente. Quindi evidenziando graficamente quello che ho detto, c'è una parte in blu che rimane costante, c'è una costante nelle triple e una parte invece che è variabile, d'accordo? Quali sono gli URI che rappresentano le persone presenti nel mio dataset? Quali sono gli URI, diciamo così, che rappresentano che corrispondono a una cosa che è una persona? Per estrarre tutti gli URI delle persone presenti nel dataset vuol dire estrarre sostanzialmente tutti gli URI in rosso, cioè estrarre la parte variabile. D'accordo? C'è una parte fissa e una parte variabile. Questa domanda, cioè quella di estrarre gli URI delle persone presenti nel dataset, si traduce in una tripla fatta in questo modo. Metto quello che cerco, è la variabile, E la variabile deve corrispondere, deve essere inserita in una tripla che è fatta con quello che cerco più RDF type più fourth person. D'accordo? Se voglio dare un nome più preciso a questa variabile, posso dire che la variabile è l'URI della persona, si trova in questa posizione, RDF type fourth person. Quelle due che vedete sotto, scritte in parte in rosso e in parte in blu, sono due triple modello che contengono una variabile. La variabile si chiama punto di domanda quello che cerco, oppure punto di domanda URI della persona. E vi dico subito che il nome che do alla variabile in realtà dipende da me che faccio la query, quindi me lo posso sostanzialmente inventare. L'unica cosa che non posso mai inventare è di omettere il punto di domanda all'inizio. Quindi tipicamente individuo una variabile per il fatto che inizia in una tripla, per il fatto che inizia con un punto di domanda. Poi il nome, quello che segue, cioè per esempio in questo caso quello che cerco o URI della persona, è indifferente e serve solo a spiegare quale dovrebbe essere il valore della variabile che sto cercando. Proviamo a fare adesso una controprova e prendiamo sempre il nostro dataset limitato e ipotizziamo di voler estrarre gli URI di tutte le ditte elencate in questo dataset. Che tripla modello devo scrivere? Provate a mettermela in chat. Vediamo se riesco a recuperare la chat.
oppure se preferite potete dirla anche a voce. Susanna l'ha già messa in chat. È assolutamente corretta. Spero che abbiate fatto tutti così. Se qualcuno non ha capito, me lo dica. Quindi Susanna ha scritto punto di domanda ditte RDF type FOV organization. Cioè quello che cerco deve essere di tipo organizzazione. D'accordo? Io ho scritto qui quello che cerco. RDF type for organization, perché appunto il nome della variabile è un nome che ci si può inventare al momento. Quello di Susanna mi sembra il più appropriato, di fatto, perché dice che cos'è l'URI della ditta, d'accordo? Quindi se avete pensato di scrivere qualche cosa di questo genere, avete fatto correttamente. C'è qualcuno che non ha capito? Lo prendo come un no e vado avanti. Adesso possiamo fare esercizio sulle variabili. E vi farò vedere una query completa che in realtà noi non abbiamo ancora visto nella sua forma completa, ma all'interno della quale c'è una triplo modello. Quindi vi chiedo di individuare, e se volete scrivere in chat, qual è all'interno della query la riga che corrisponde alla triplo modello. Questa è la query, una query completa. C'è già una risposta, ma potete continuare a rispondere se volete. Ok, va bene, la prendiamo per buona, è la 4, la quarta riga, quindi quella che è sotto la parentesi grafa aperta e sopra la parentesi grafa chiusa, e è una tripla che contiene una variabile che si chiama item, che quindi non è molto esplicativa come nome, non è molto esplicativo riguardo a quello che sto cercando. Sta cercando qualche cosa, e se non conosco, per esempio, le proprietà e l'entità di Wikidata, non so esattamente a che cosa si riferisce. Un po' meno criptica è questa seconda query. Anche in questo caso abbiamo una query completa, anche se non abbiamo ancora visto come funzionano, e anche in questo caso vi chiedo di individuare eventuali triple modello. Perfetto, 4 e 5, quindi le triple modello in questo caso sono addirittura 2, d'accordo? Quindi vediamo che di una variabile, in questo caso un po' più chiara riguardo a quello che dovrebbe rappresentare la variabile stessa, vengono chieste due condizioni, quella di essere sostanzialmente un Q 146, che effettivamente corrisponde ad essere un gatto, e poi viene chiesto anche di avere una eventuale figura. Avere come figura una o più figure, perché anche questa è una variabile. Quindi abbiamo visto una tripla che ha una variabile soltanto, la prima, e una tripla che ne contiene due. Quindi le triple modello possono contenere, come avete visto, più variabili contemporaneamente. E ovviamente questo aumenta la possibilità che ci dà il linguaggio di interrogazione. Adesso proviamo a fare delle triple modello sulla base del dataset di esempio, quello che avete scaricato tramite la chat, quindi quello un po' più complesso rispetto a quello delle persone dell'organizzazione. Quindi vi chiedo di provare a scrivere una query, scusate, una triple modello che rappresenta qualunque persona che lavora in tribunale. Per favore scrivetela in chat e scrivetela lo stesso anche se qualcuno
l'ha già scritta prima di voi. Nessuno scrive, nessuno parla, sono preoccupato. Allora, chi non riesce a fare, per favore mi dica che tipo di aiuto gli serve. Oh, perfetto, è arrivata una risposta. Sì, Elena, grazie. Se a qualcuno non è chiaro, me lo dica. Oppure, se vi è chiaro, scrivete che vi è chiaro, così vado avanti, perché con questo silenzio non so regolarmi. Non vi vedo, non vi sento, non chattate, è un problema per me. Ci vogliono le graffe prima, a fine, inizio? Dunque, nella query che ha scritto Elena no, perché la variabile si scrive senza graffe, mentre gli URI in genere si scrivono con le graffe. Grazie Carla per almeno il riscontro. Ma anche se volete attivare lo schermo, attivate lo schermo, ma non ho nessun feedback, quindi mi sembrava di parlare da solo e non sapevo a che punto ero, ecco. Non so se vale la pena andare avanti oppure se devo fermarmi o eventualmente tornare indietro. Ok, Alessandra mi dice che è chiarissimo. Carlo, scusa, ma le uncinate vanno mantenute nell'acqua? Vanno mantenute le uncinate e quando si fanno le query, diciamo, siamo fuori dall'ambiente di Wikidata e quindi vanno mantenute le uncinate. Ok, benissimo. Io sono Giovanna Racqui, parlo sì. Direttamente. Io avrei fatto select, punto interrogativo, persona, aperta parentesi graffa. Sei andata molto più avanti della mia richiesta. Ah, non, ok. Non hai fatto sbagliato, ma la mia richiesta era più semplice, cioè io volevo per adesso solo la tripla modello. Ah, ok, scusi, infatti mi ero un attimino... Va quindi, bene, ok, allora ci okay, sono, quando, a posto. Quando sei arrivata alla cioè, diciamo, hai scritto select, guarda che hai scritto giusto per adesso, anche se io non te l'ho chiesto, ma il punto è, la tripla modello cosa hai messo? Quello che ha messo Elena Marangoni. Benissimo, ok. Quindi, okay. La tripla modello è questa. D'accordo? Qualsiasi cosa abbiate messo come nome della variabile, l'URI della persona, d'accordo? Poi, trauncinate la proprietà, che serve, che deve la qualità, l'attributo che deve avere quella persona, e poi il tribunale è stato rappresentato tramite un literal. Potrebbe essere stato rappresentato anche tramite un URI. Un URI, però, in genere o identifica il concetto di tribunale oppure identifica un'istanza specifica di un tribunale, cioè il tribunale di Cremona piuttosto che il tribunale di Sassari. Sì, sì, work at, perché questa è diapositiva è vecchia. Quindi hai ragione Michele, non ho corretto, ho corretto il dataset di esempio e non ho corretto la diapositiva. Quindi hai ragione, è work at.
E quindi qui vedete che il nome della variabile è irrilevante, posso chiamare la variabile anche Pippo o XY, però poi questo mi diventa di, diciamo, di difficoltà quando vado a rileggere una query, mi diventa più difficile capire che cosa stavo effettivamente cercando. Proviamo a scrivere la tripla di qualunque persona che ha 30 anni. Quindi se o me la dite o la scrivete in chat è uguale, per me è lo stesso. Ok, Michele, però manca un pezzo. Sì, esatto. Quindi scrivila completa a questo punto, così la vedono tutti anche. Sì, esatto, mancava quello. Quindi provate a scriverla per esteso. Insisto perché c'è un motivo per cui insisto, va bene. Carla, io dovrei leggere uno spazio eventualmente tra... Esatto. Confrontate quella di Carla e quella di Michele, sono giuste entrambe, d'accordo? Perché? Perché il numero è un tipo di lettera che può avere le virgolette e può anche non averle, quindi sono corrette entrambe quelle che vedete qui. Sì, andava uno spazio tra, dopo la lucinata, ma per il resto è tutto corretto. Quindi penso che sia anche una difficoltà di scrivere con la tastiera sulla tastiera. Quindi quelle che vedete sono adesso proiettate, sono entrambe delle URI corrette, sia con la virgoletta che senza virgoletta, proprio perché in questo caso abbiamo a che fare con un numero, mentre con il tribunale era indispensabile la virgoletta, erano indispensabili le virgolette per il tipo di lettera che abbiamo. Continuiamo a scrivere delle triple modello usando quel dataset e proviamo questa volta a scrivere una tripla che contenga due variabili, non una soltanto, d'accordo? Quindi una tripla modello che descrive qualunque luogo di lavoro di qualunque lavoratore. Esatto, Alessandra. Non so se avete visto quella di Alessandra, io vado avanti con la mia. Nella mia c'è il solito errore che ha segnalato prima Michele, cioè ho lasciato scritto work to invece che work at, ma sostanzialmente abbiamo una variabile, cioè un'entità variabile. Esatto, quindi non specifichiamo dove, perché altrimenti con quella, Carla, tu tiri fuori solo quelle che lavorano in tribunale, mentre ci sono vari luoghi di lavoro, io invece voglio una lista delle persone con il relativo luogo di lavoro, a prescindere che siano che lavorino al tribunale oppure no. Possono lavorare al tribunale, ma possono anche non lavorare al tribunale. Quindi anche il luogo di lavoro diventa una variabile. E abbiamo quindi una tripla in cui abbiamo un soggetto e un oggetto che sono collegati dalla proprietà che l'uno lavora in quel particolare luogo, d'accordo, in quella particolare situazione. Naturalmente, appunto,
è stato scritto uri persona oppure person, punto di domanda person è assolutamente rilevante, oppure job place piuttosto che luogo di lavoro è assolutamente rilevante. Se scrivete delle triple in italiano, scrivete potete scrivere in italiano il nome delle variabili, ma è appunto assolutamente rilevante. E domanda, devi fare una domanda, Carla? Era proprio quello che hai detto adesso, il problema della lingua, quindi chiarissimo. Okay. Assolutamente, ripeto ancora una volta, le variabili potete chiamare perfino Pippo, Topolino, Minni, poi è più difficile ricordarselo. Se lo scrivete in inglese potrebbe non essere così evidente, ma lo leggono in molti. Se lo scrivete in italiano per noi è chiarissimo, ma magari qualcun altro potrebbe avere difficoltà. Quindi la scelta del nome della variabile è irrilevante. Di solito è significativa e in ogni caso una variabile viene identificata per il fatto che prima c'è un punto di domanda, inizia con un punto di domanda, quello è il segno inequivocabile che sto fissando una variabile. Vi faccio questa domanda, quest'ultima, vi chiedo di fare quest'ultima tripla e di indicarmi le triple che la tripla modello che indica qualunque autore di qualsiasi opera, cioè tutte le opere che hanno un autore. Qui bisogna fare attenzione. Apparentemente dello stesso livello di prima, ma ha un grado di difficoltà leggermente superiore questa seconda richiesta. Scusa Carlo, la domanda, cioè dobbiamo tutti gli autori di opere. Sì, io voglio ho capito bene. Tutte le opere e tutti gli con il relativo autore. Quindi ha ragione Alessandra, sono due variabili, perché varia l'opera e varia anche l'autore. Non ho chiesto tutte le opere di un autore, allora fisso l'autore è fisso, potrebbe essere un URI, e invece le opere è una variabile. Se io voglio qualunque opera di qualunque autore, varierà l'opera, perché dipenderà da quante opere ha scritto un autore e da che autore è collegato, e varierà l'autore, quindi sono due variabili, come dice Alessandra. Claudio ha messo una proposta. Aspetto altre risposte prima di andare avanti. Buono, dice Carla. Non serve il titolo, in questo momento non ho chiesto il titolo, ho chiesto solo di identificare quali sono le opere. Dunque, Giovanna, devi usare le triple che hai a disposizione, mentre non mi pare di, vorrei ricordarmi male, ma non mi pare che nel dataset io abbia fornito una proprietà che è URI esempio write. Quindi devi usare le proprietà che ci sono. Qualcun altro ha qualche altra proposta? Se avete dei dubbi scrivete pure, perché è legittimo avere dubbi, meglio sbagliare che tenerselo.
Allora, Michele, sì, rispondo a Michele e poi intervieni tu, Elena. Una tripla modello deve essere fatta di tre elementi, quindi qui non sta bene. Se vuoi estrarre qualcos'altro, io penso che tu l'abbia, cioè, il tuo intento sia quello di estrarre non solo l'opera, ma anche il titolo dell'opera. Il titolo dell'opera sarà un'altra richiesta che possiamo fare. Quindi modelleremo un'altra tripla modello per dire che vogliamo anche il titolo. Ok, adesso Alessandra ha scritto quella che è corretta. Apparentemente potrebbe sembrare uguale a quella di Claudio, ma è diversa per un motivo importante, cioè le triple e le proprietà sono orientate. Quindi se abbiamo una tripla che ci esprime un collegamento tra un'opera e un autore, in cui il soggetto è l'opera e l'oggetto è l'autore, non possiamo usare quella tripla in modo invertito. È l'esempio del bambino che morde il cane. Abbiamo la proprietà morde, d'accordo? E se abbiamo cane morde il bambino, chi viene morso è sempre nella posizione del bambino e non del cane, d'accordo? Se no, sto cercando una cosa che non esiste, cioè il bambino che morde il cane. Va bene? Quindi le triple, oltre a avere due variabili, sono anche orientate e devo utilizzarle nel modo in cui sono orientate. Tipicamente, per esempio, in Wikidata anche la struttura, la relazione tra queste entità è di questo tipo, cioè va dall'opera all'autore e non viceversa. Quindi la tripla che cercavamo è in questa forma, opera, dici terms, creator, autore. Camillo ci lascia in anticipo perché ha un impegno, grazie per essere intanto venuto Camillo, ci vediamo prossimamente tocca a te. Quindi. Ci vediamo. Buon lavoro. Quindi la difficoltà maggiore di questa tripla rispetto alla precedente era che non solo c'erano due variabili, ma queste due variabili andavano ordinate correttamente. Possiamo anche provare a usare questa tripla che abbiamo appena creata per qualsiasi autore di qualsiasi opera. Questa la possiamo utilizzare all'interno di una query reale che facciamo su DataBNF Spark, d'accordo? E in particolar modo faremo nella query che andiamo a produrre, in questo momento vi faccio solo vedere le cose che noi sappiamo fare di questa query, sono stabilire che DCTerm è un prefisso, d'accordo? E poi nella tripla modella abbiamo sostituito l'URI completo con il prefisso, d'accordo? Tutto il resto, quello che vedete in corsivo, non ne abbiamo ancora parlato. Se vado sul Spark Endpoint di DataBNF France, ottengo effettivamente questo. Quindi vedete che qui c'è la mia tripla modello, ho i miei vari prefissi, d'accordo? Però che cosa ho ottenuto? Il risultato è piuttosto deludente perché ottengo semplicemente degli URI, d'accordo? Di questo si è reso conto prima, per esempio, anche Michele, che diceva, ma se faccio solo quella tripla semplice, tiro fuori solo gli URI e non so invece di che cosa sto parlando. Per esempio, una cosa che mi piacerebbe sapere è se il titolo di un'opera o eventualmente il nome di un autore, d'accordo? Quindi questa tripla è deludente, ma per tirar fuori qualcos'altro, dobbiamo scrivere un'altra tripla modello per indicare che cos'è la variabile che vogliamo estrarre oltre a quello che abbiamo già estratto. Quindi abbiamo ottenuto gli URI, ma non ci bastano, vogliamo anche i nomi degli autori, d'accordo? E per farlo devo realizzare due triple modello con due variabili che voglio ottenere. Una è mostrami qualsiasi autore di qualsiasi opera, che è la tripla che abbiamo già scritto, cioè questa, e anche mostrami il nome di ogni autore. D'accordo? Qual è la tripla modello nel nostro dataset per individuare i nomi delle entità che sono autori?
Qualcuno ci vuole provare? Anche a voce? Ok, Susanna, nel senso che quella è, diciamo così, la proprietà che dobbiamo usare, scusate, la proprietà che dobbiamo usare, ma dobbiamo mettere anche le variabili, d'accordo? Quindi la tripla modello è sempre fatta di tre elementi. Il soggetto, la proprietà, quindi hai individuato bene la proprietà, è su quella che ti devi basare, ma devi mettere anche il soggetto e il predicato. Ok, Elena ha scritto una tripla corretta. Per metà sì, per metà no, cioè dipende da come ha scritto la tripla precedente. Se la tripla precedente è scritta come quella che vediamo sul monitor, cioè variabile opera, proprietà creator, variabile autore, la tripla di Elena non è corretta. È logicamente corretta, ma non è sintatticamente corretta. Perché? Perché invece di scrivere item, esattamente, bravissima Elena. Cioè, invece di scrivere item, deve indicare che quella stessa cosa che ha la proprietà di essere autore di un'opera, di essere in posizione oggetto di una tripla col creator, deve avere anche la proprietà di avere un nome e il nome lo trovo in posizione del nome. Quindi al posto di item scrivo autore. D'accordo? In questo modo sto concatenando due triple, dicendo che questo autore non solo deve essere in questa posizione rispetto a qualche cosa che sarà un'opera, ma deve essere anche in questa posizione rispetto a qualche cosa che sarà un nome. Quindi la nostra tripla modello sarà questa. D'accordo? Nel nostro dataset, quindi, dovremmo scrivere queste due triple che abbiamo visto, opera, creator, autore, autore, name, nome. Qui aumenta un po' la difficoltà, sono un po' lungo col tempo, ma poi chiudo dopo questo. E, aumenta un po' la difficoltà perché noi abbiamo trovato questa proprietà nel nostro dataset, ma ci troviamo a vivere nel mondo reale, quindi dovremmo sapere per interrogare Data BNF France come è espressa la proprietà di avere un nome all'interno di quello specifico dataset. D'accordo? Quando vado a interrogare uno Spark Endpoint, i dati sono stati espressi secondo un certo modello, certe proprietà. Quindi per sapere esattamente come fare la tripla o come è espressa la proprietà di avere un nome all'interno di Data BNF France, devo andare a vedere dentro Data BNF France. Ci sono due possibilità per farlo, d'accordo? Due possibilità teoriche per farlo. La prima è quella di avere un approccio teorico, cioè apro il manuale di Data BNF France e me lo studio. E equivale per esempio a questo, adesso spero di riuscire a farlo vedere. Scusate. Il manuale equivale a questo. Questo è il manuale che rappresenta il modello di data vista d'insieme di Data BNF France e questo è il particolare sull'autore, il focus sull'autore. E qui ci sono rappresentate tutte le possibili relazioni che un autore ha con le proprie proprietà, le proprietà con cui si esprime il nome di un autore. Quindi, per esempio, qui vedo che esiste la proprietà FOAF, prese dal modello FOAF, ed è cioè name, family name, given name, birth, eccetera. Questo è un approccio. L'altro approccio è quello di aprire invece un documento che contiene la descrizione di un oggetto simile al mio e andare a guardarci dentro. Per esempio, questa era la query che abbiamo fatto prima, questa volta sono in diretta, non è più una diapositiva. Ho ottenuto questo, entro qui, entro quindi prendo il link, vengo portato su una particolare cosa, un particolare item che viene identificato. Non mi interessa particolarmente questo,
perché non è questo in particolare, e vado nella parte bassa della pagina a vedere le triple turtle, d'accordo? Qui ottengo varie, tutte le triple che sono espresse rispetto a Stefan Beaumont, e vado a cercare qui se è espresso, per esempio qui trovo la tripla che dice family name, questa sarebbe la proprietà che mi consentirebbe di estrarre il cognome, ma non è quello che voglio, e devo cercare la proprietà che rappresenta il nome, d'accordo? Il nome completo, vediamo se sono fortunato. Non sono stato praticamente fortunato perché questa è una scheda molto ricca. Eccolo qua. No, questo è... Ah, eccolo qui. Questo. Questa è la tripla in cui ho l'entità, la proprietà e il nome completo. Il nome completo lo vedo scritto male perché qui c'è un accento diacritico. C'è diacritico, quindi non lo vedo bene. Per estrarre la proprietà del nome di quell'autore, quindi per estrarre il nome completo di quell'autore, devo usare come proprietà questo fourth name. Ho predisposto una query già pronta, forse se ingrandisco la vedete, quindi in questa query ho aggiunto, oltre alla tripla che avevamo già, una tripla fatta come la nostra, ma al posto di URI name, URI esempio name, abbiamo una proprietà vera che è fourth name e poi abbiamo il nome. Se la faccio funzionare, poi vedete che qui funziona effettivamente e ottengo sia l'URI che il nome. Torno alla presentazione e riassumo quello che ho detto sulle variabili. Quindi la variabile rappresenta il valore che vogliamo estrarre, è un valore che cambia ovviamente. Il nome della variabile è scelto da chi fa la query. È significativo, quindi tendenzialmente mettiamo un nome significativo che rappresenta effettivamente quello che andiamo a estrarre. Quasi sempre nelle query di esempio che troverete sul web sarà un nome di tipo inglese, quindi birthday invece che data di nascita, d'accordo? Il valore da estrarre, il valore che verrà estratto in relazione alla variabile che ho definito, viene individuato questo valore, stabilito, deciso, tramite la sua posizione regolare in una certa tripla, come abbiamo visto fin dall'inizio con gli URI delle persone, d'accordo? Questa variabile che individuiamo per la sua posizione la indichiamo in una tripla modello. Una tripla modello può contenere uno o anche due variabili, in realtà anche tre, ma non l'abbiamo fatto oggi, d'accordo? E altra cosa molto importante, per ogni dato che desidero estrarre, devo definire una variabile specifica. Quindi ogni volta che voglio qualcos'altro, quindi l'URI non ci bastava, volevamo anche il nome, dobbiamo definire tramite una tripla modello che cosa intendiamo noi per nome e dargli il nome della variabile e poi lo estraiamo. Adesso, viste le triple modello che sono la parte più complicata della query, vediamo la query in generale, poi chiudo e lascio un po' di spazio alle domande. Allora, la query di tipo select è la query più frequente che troviamo nello Spark. Ha due parti principali. Le triple modello, che è quelle, la parte che abbiamo visto fino a questo momento, e voi le vedete comprese o scritte dopo il where, quindi vedete che le triple modello stabiliscono a quale caratteristiche devono corrispondere i dati da estrarre, d'accordo? Devono corrispondere a, per esempio, queste due triple modello, opera, creator, autore e autore, name, nome. Questa parte delle triple si scrive tra i where e le due graffe. E poi c'è una parte che precede, che dice che cosa voglio estrarre. Quindi select, e voglio estrarre l'autore, in realtà questo autore è rappresentato da un URI, e quindi voglio estrarre anche il suo nome, rappresentato o spiegato, diciamo così, o posto come variabile in questa triple modella. Quindi questa query mi estrarrà due tipi di dati, un URI e una label, un literal. Oltre a queste due parti, la parte interessante, c'è una parte iniziale con i prefissi e l'indirizzo eventuale del dataset da interrogare, ma questo noi non l'abbiamo visto.
quello che ci interessa è che può esistere, può essere messo un prefisso. E poi c'è una parte finale dove si pongono dei limiti, dei filtri o l'ordinamento. Ecco, per esempio, per non avere un eccesso di risposte, io ho messo limite 50, vuol dire che mi darà soltanto le prime 50 triple che corrispondono, anzi dati che corrispondono alla tripla modello che ho posto, d'accordo? E order by nome mi ordinerà la stringa in ordine alfabetico, naturalmente in alfabetico in ordine di stringa, quindi se ho Stefano Rossi sarà ordinato sotto la S invece che sotto la R. Se voglio ordinare sotto la R, come faccio? Definisco una nuova variabile che estrae solo il cognome e dico che l'ordinamento va sotto variabile cognome, d'accordo? Quindi magari avrò le etichette che mi danno il nome completo, ma l'ordinamento verrà fatto su una variabile che ho definito altrove, che posso anche fare a meno di estrarre. Qui abbiamo visto appunto questa query in cui abbiamo definito il nome, l'autore e il nome, e quindi ogni select, ogni cosa che definisco nel select corrisponderà a una colonna che contiene un dato e il dato sarà rappresentato su una riga. Mi fermo qui e chiedo se ci sono domande. Vi ho spaventato tutti, quindi nessuno fa nessuna domanda. Bene, alla prossima. Se non ci sono domande, vi propongo di fare un esercizio. Ditemi se volete fare l'esercizio o se volete chiudere qua. Io ho ancora 10 minuti, poi mi chiudo là dentro. Non per carità, dice Susanna. Allora, vi passo il link allo Sparkle, all'endpoint Sparkle, e poi vi passo sempre in chat la query che serve per fare, per estrarre 10 autori con 10 nomi. Quindi se voi adesso andate su Endpoint Sparkle e incollate quello che vi ho passato, dovete trovarvi in questa situazione. Datemi un colpo quando ci siete. Siete riusciti a fare? Va bene, allora nessuno risponde, faccio finta di sì, apro i dati relativi a questo autore
e vado a cercare, ho notato che in questa query, nelle risposte di questa query, ho anche degli enti e invece io voglio solo persone. Quindi devo inserire una tripla che stabilisca che ciò che sto cercando deve essere una persona e non un ente. Allora vado ad aprire la scheda di prima, cioè i dati di quella Alain Bergman, e vado a cercare qual è la tripla che esprime il fatto che sia una persona. Allora, vediamo se riesco a trovarla. Queste triple vengono sempre fuori in modo molto disorganizzato, non c'è un ordine preciso con cui vengono presentate, comunque qui viene definita che è una persona. Allora, la proprietà è RDF type, e l'URI che definisce la persona è questo. Quindi intanto lo copio. Vado qui. Scusami, sì? Posso? Certo. Alcuni di noi non riescono a copiare il messaggio da Zoom, quindi non siamo riusciti proprio a lanciare la... E come posso fare? Hai un suggerimento? No, non so se magari è una cosa di Zoom... È per quello che almeno io non ti ho risposto e forse neanche gli okay. altri, però... Allora, prossimamente nelle impostazioni... Siete sull'endpoint Sparkle, ci siete? Io sì. Possiamo scriverla di brutto la query. Va bene? Ok. Quindi andiamo qui, ne apro uno vuoto. Vediamo questo. Cancello tutto e scrivo select. D'accordo. Io voglio l'autore e il suo nome. E poi scrivo where, dove metto le condizioni che definiscono che cos'è un autore e cos'è un nome. Allora. Scrivendo digiterms, tra l'altro, viene fuori un suggerimento. Era digiterm. Autore. Punto. E poi metto autore. Nome. Punto. Siete riusciti a scrivere questo? Quasi. Ok, vi aspetto. Scusate che ho aperto una finestra in più. Siete?
Il mio va in errore, Carlo, però probabilmente ho scritto male io qualcosa. Ti compare come me? Allora, prefix vengono fuori automaticamente. Quando uno scrive un prefisso all'interno delle query, in questo Spark Endpoint automaticamente aggiunge il comando prefisso all'inizio. Sì. E forse ti mancano i punti alla fine? Hai i punti alla fine del triple? Sì. Però io non so perché mi compaiono tre prefissi. Non so da dove se lo prenda l'altro. E che prefisso ti compare, oltre ai due di forth e di cterms? Che prefisso ti compare? Mi compare quello di DC da solo, senza term. Non so per quale motivo. Ah, forse l'ha preso da solo. E poi hai select autore nome, where. Sì. E poi hai opera DC terms create autore, punto. Poi può darsi che ti abbia dato un errore, che è un errore di timeout. Hai messo il limit 10? No. Ok, metti il limit 10. E poi non si sa perché ripete sempre la stessa. Ah sì, ok, grazie, sì, era lì. Adesso funziona. Allora, sì. A me da, per esempio, Pierre Reng me lo dà tante volte. Per fare in modo che che un'entità compaia una volta sola nelle risposte, a select si aggiunge distinct. Quindi per Reng adesso dovrebbe comparirmi una volta sola. Compare sempre due, ma è un doppione perché ha due identificativi. Quindi questo è un errore dei dati, d'accordo? Ok, l'idea era che prendendo questi dati provate a vedere qualche proprietà, per esempio la lingua, d'accordo, anche di una persona, e aggiungete una caratteristica, per esempio che venga fuori anche specificata qual è la lingua dell'autore, oltre che appunto il suo nome, oppure potete provare a estrarre il nome separatamente e il cognome separatamente, quindi avere quattro colonne alla fine in cui abbiamo l'URI, il nome completo, il nome di battesimo e il cognome. Provate a fare questo, diciamo così, provate a impratichirvi su questo sito. Io vi mando il link di alcune query già pronte che potete esaminare, ve lo mando in chat. Che potete esaminare, che avrei voluto fare oggi, ma con i tempi non ci sono stato e quindi non ce l'ho fatta. Adesso ve lo mando in chat. Sì, sì. Puoi tornare sulla schermata della tua diapositiva, sì, per vedere la query? Qui, allora, dunque, la dovrebbe essere questa. Sì, eccola qui. Link. Vi ho messo in chat un link a un documento che contiene varie query fatte tutte su questo endpoint Sparkle, così potete provare a partire da quello. È un documento in Word, quindi le potete copia e incollare e utilizzare e vedere anche l'effetto che fa. Vi segnalo che ogni tanto c'è scritto qualche cosa dopo un cancelletto. Il cancelletto è un carattere che fa ignorare quello che segue il cancelletto al compilatore della query. Quindi si può scrivere quello che si vuole dopo un cancelletto e non dà errore, ovviamente. Provate con quelle. Questo punto mi fermo.